Abbiamo Irene Saltarelli, Irene è coreografa danzatrice di Urbania, lavora come coreografa e insegnante di danza contemporanea e parallelamente a Milano come assistente coreografa della compagnia Cataclò, seguendo le vecchie nuove produzioni teatrali in tutta Italia. Aggiungo una cosa a questa breve biografia, che Irene è anche coreografa di un collettivo di giovani danzatrici dell'entroterra. È un territorio dove io vivo e quindi ci tenevo a dirlo. Prego, Irene. Grazie, grazie Gloria, grazie Antonio, un piacere rivedervi, rivedere tutti. Io ho iniziato proprio all'Hangart i miei primi passi di danza perché venivo dallo sport, dalla ginnastica, con Lara, Masako, Hilda, tutti. Cioè, bellissimo rivedervi. Niente, io questo periodo l'ho vissuto proprio come un'altalena di alti e bassi e ho vissuto nello stesso modo questo incontro con voi, perché dall'ultima positività di Erika a Fabio, che all'inizio appunto diceva del contatto, Masako, cioè ognuno di voi ha più o meno espresso quello che io ho provato in tutto questo tempo. Perché è stato un tempo pieno di pensieri, la paura economica, perché 600 euro sì, 600 euro no, di là, di qua, oppure la chiusura improvvisa dei teatri. Io sì, sono da 2 anni a Milano e ero proprio felice della mia vita perché ero riuscita finalmente a equilibrare tutto. Avevo questa realtà a Milano con Cataclò che mi permette di girare, proprio far parte di produzioni importanti, teatri pieni, pienissimi, che quindi adesso ovviamente non può esistere quel genere di spettacolo con la metà, anzi meno, il pubblico è proprio troppo poco per sostenere uno spettacolo del genere. Quindi ero proprio in un periodo di salita, cioè quasi che mi sentivo bene, e anche il fatto che qua riuscivo a mantenere dei rapporti più umani con i miei danzatori, che poi fondamentalmente sono i miei allievi che ho sempre avuto, che dove ho iniziato a insegnare, ho fatto crescere con me. Quindi, niente, appena iniziata la pandemia, io ero proprio a Milano, proprio la sera in cui tutti dicevano che chiudeva Lombardia. Non sono fuggita come hanno fatto tutti, perché ho detto: se devo stare qui, sto qua. Avevo un treno per un giorno dopo e mi hanno detto: beh, tu vai, così se riesci a tornare. Sono tornata tranquillamente, tra l'altro da zona rossa, poi hanno chiuso tutto, quindi vabbè. Appena sono tornata ho proprio sentito la necessità di fare, perché comunque stavo già facendo tanto, avevo una vita piena, come molti di voi hanno detto, cioè non avevamo mai tempo per fermarci, io su, giù, a destra e a sinistra, quindi ho iniziato a creare video, a chiedere ai miei danzatori di qua di darmi del materiale che io in qualche modo tagliando e attaccando mi sentivo quasi di coreografare, quindi la mancanza di coreografare proprio è grande tuttora. E poi anche con Cataclò abbiamo fatto dei progetti più fotografici, però anche lì sempre in attività sono rimasta, però con questa paura del futuro, perché come c'è, cioè anche per me il contatto è fondamentale. Io soprattutto coreografo altre persone e sono più persone, quindi queste persone io le faccio toccare. E quindi adesso sono un attimo così che non so, so che da lunedì, quindi sono felice perché da lunedì rivedrò queste persone e potrò capire come inventarmi un nuovo modo, nuovo, in realtà no, nuovo per me perché solitamente facevo questo e adesso devo probabilmente distanziare. Quindi l'unica cosa positiva è sapere che c'è qualcosa che posso fare ancora in modo diverso e che l'artista trova sempre un altro modo, una via per creare. Ho seguito Masako nel suo progetto e la ringrazio perché proprio leggere dentro di me è stato importante, perché l'avevo lasciato un po' andare, perché è sempre piena, vai lì, vai qua, vai su, vai giù, e poi come danzatrice io avevo un po' lasciato.
Quindi grazie al progetto del diario con Masako sono riuscita a ritornare anche lì. Quindi direi che la mia altalena adesso è positiva, oggi, in questo momento, mentre sto parlando. E il nostro ruolo è andare avanti, trovare nuovi modi, danza urbana, quello che è, dove tutti possono guardarci, magari dalle finestre, come si diceva, con Gloria abbiamo continuato a portare avanti un progetto dei nostri piccoli paesi. Insomma, io spero che ci sarà un futuro e spero che sia positivo per tutti noi, ecco. Grazie, Irene. Prego. Ciao.